Stanze ripulite con arredi rinnovati, ma soprattutto tanto amore, ricevuto e restituito in maniera amplificata in più di 20 anni, che ha permesso a Gianna Camplone di portare avanti le attività della sua associazione, Diversi Uguali, con sede a Pescara in via Tavo 248, presso la struttura che ospita gli uffici della zona franca urbana. Proprio qui, questa mattina, il prefetto di Pescara, Giancarlo Di Vincenzo, alla presenza dei rappresentanti delle istituzioni, ha tagliato il nastro di un centro diurno rinnovato, con arredi nuovi offerti da IKEA, dove l'associazione svolge quotidianamente attività ricreative e di laboratorio per persone diversamente abili, come spiegato al nostro microfono da Gianna Camplone, presidente di Diverso Uguali. È una giornata molto particolare per noi, che si aggiunge alla felicità e alla gioia che in 20 anni abbiamo avuto da tutte le parti. Io non posso dire che le persone ci sono state lontane, nelle istituzioni, nelle persone, nei cittadini, sono stati tutti con il loro amore vicino a questa associazione. È anche vero che io, come persona disabile, anch'io, no? Però ho avuto una disabilità che non ho sentito, perché ho avuto tanti amici che mi hanno fatto vivere con le loro braccia e le loro gambe, anche se sto sulla carrozzella. Per cui ho ridato a tutti questi ragazzi del centro, dell'associazione, gli ho dato quello che io avevo avuto, una vita nella normalità. Oggi noi stiamo festeggiando un qualcosa di bello, perché l'azienda IKEA, senza che noi avessimo chiesto nulla, già ha allestito tutte le stanze che abbiamo qui per i laboratori ogni pomeriggio. Perché sono felice? Perché il cuore mi batte forte? Perché in 20 anni siamo stati in queste sale con tutte le robe dismesse dai genitori, da qualche famiglia che ce le ha donate. Finalmente oggi si apriranno le porte a una nuova sede e io devo ringraziare tutti, a parte per questo giorno IKEA, ma devo ringraziare proprio tutti quelli che ci hanno affiancato in questi 20 anni, perché nessuno ci ha abbandonato. Tutti ci hanno voluto bene e questo loro affetto, questa loro vicinanza hanno dato la forza a me di andare avanti ed andare fino ad oggi. Chiaramente non sono più una giovincella, però sono felice di aver lasciato un segno. Sono felicissima di aver lasciato l'amore, quello che tutti quanti possediamo nel cuore e non tutti riescono a dare.